Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag Torre Campana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. In questi giorni un nuovo leak su 4chan ha fatto impazzire la community Pokémon e ha prodotto all'interno di essa tantissime teorie riguardo ai prossimi giochi Pokémon in arrivo su Nintendo Switch. Le teorie già traboccano dal vaso e anche noi abbiamo fatto un video in cui abbiamo espresso il nostro parere riguardo per l'appunto soprattutto la possibile ambientazione che potrebbe avere il gioco Pokémon e secondo la nostra teoria che vi metterò nelle schede si tratta dell'Indonesia. In questo video volevo andare ad aggiungere legna sul fuoco, andando a mostrare altri motivi per i quali la regione sulla quale si baserà la prossima generazione sarà proprio quella indonesiana. La prima informazione che ad un'analisi ancora più specifica di quella che mi aveva portato a dire già prima che i giochi sarebbero stati ambientati in Indonesia è la presenza di quelli che io nel video scorso avevo erroneamente confuso con dei golf kart. Questi in realtà non sono golf kart, anche se in Indonesia lo sport è sicuramente praticato, ma sono dei particolari mezzi di trasporto, dei taxi potremmo dire, chiamati bajaj in lingua indonesiana e che per l'appunto sono presenti all'interno di questa regione. Potrebbero essere dunque dei mezzi di trasporto molto simili agli skiddo che abbiamo visto all'interno di Pokémon X e Pokémon Y. Dei Pokémon in quel caso, in questo caso abbiamo delle macchine, che potrebbero essere chiamate così, che possono trasportarci da una parte all'altra di una ipotetica città importante o in generale all'interno della regione. Siccome noi ragazzi sappiamo che le MN probabilmente andranno a finire nel dimenticatoio dopo l'esperienza del Pokepassaggio, questi potrebbero essere degli elementi che in teoria potrebbero aiutarci a svolgere i compiti che prima le MN svolgevano, oppure magari semplicemente come detto prima potrebbero servire per andare in giro per delle città particolarmente grandi, visto che le potenzialità di Switch potrebbero essere come già detto immense e visto che in ogni caso i mondi potrebbero essere davvero molto ampi e il personaggio umano di conseguenza non in grado di percorrerli in tempi particolarmente brevi. Potrebbero essere dunque questi mezzi di trasporto qualcosa di veramente importante all'interno del gioco per poter svolgere per l'appunto i trasporti che potremmo non svolgere e ricordo che per l'appunto si trovano in Indonesia, di conseguenza questo è sicuramente un punto a favore della nostra teoria. La seconda cosa che mi ha davvero stupito è vedere invece la forma dell'isola che c'è mostrata nel leak. Questa forma particolare la ritroviamo in un'isola particolare dell'Indonesia, nell'isola di Bali, dove non solo la forma ricorda vagamente questa sorta di sfera con una, potremmo chiamarla, protuberanza verso il fondo, ma inoltre l'aeroporto di quest'isola è collocato nell'esatto punto in cui è collocato all'interno del leak, come possiamo vedere da queste due immagini comparate. Visto il particolare simbolismo di questo leak, potremmo dunque affermare che la regione, almeno in parte, potrebbe essere ispirata non solo all'Indonesia in sé, ma per l'appunto in un minimo spazio di territorio anche all'isola di Bali, perché per l'appunto l'aeroporto è collocato nello stesso esatto punto. Che sia questa una coincidenza, che l'isola mostrata da Leaker sia semplicemente un'isola casuale, chissà, sta di fatto che la somiglianza c'è e riportarla mi sembrava doveroso. La terza ed ultima cosa che secondo me potrebbe veramente essere interessante riguarda sempre la piramide che vediamo al centro del leak. Questa piramide, ragazzi, in lingua originale indonesiana ha un nome che vuol dire letteralmente piramide della luce. Ora, non so se la luce vi rimanda a qualcosa, a me personalmente riguardo al leak rimanda a quel serpente buono che colleziona la luce per assicurare i nutrienti alle creature dell'abisso. La montagna che può identificare la luce potrebbe essere in un certo senso vista anche come una sorta di tempio per questa creatura, un tempio nel quale è venerata e nel quale in un'ipotetica trama
potrebbe essere utilizzato per portare per l'appunto la creatura catturata dal team malvagio ad assorbire la luce per poi mettere in piano quei loschi scopi che il team malvagio aveva per l'appunto all'interno di questa regione e di questa generazione. Prima di concludere con questo video volevo fare una doverosa precisazione. All'interno dei vari leak che sono stati analizzati ci sono tanti elementi a favore di una regione come ce ne sono altri in favore di altre. Ci sono elementi in favore di un gioco Pokémon ambientato in Cina, come ci sono alcuni elementi che suggerirebbero lo Sri Lanka. Ma ovviamente ragazzi, qua entra in gioco la personalità di chi fa la teoria. Io personalmente ho deciso di puntare sulla regione Pokémon ambientata in Indonesia, ma ciò non fa di me il portatore assoluto della verità. Quindi vi chiedo qui sotto nei commenti di farmi sapere dove credete che la regione Pokémon possa essere ambientata e soprattutto ad attendere l'annuncio ufficiale per il quale si scoprirà chi davvero ha avuto ragione. E poi, senza rimorsi, se ne potrà parlare tranquillamente. Detto ciò, io spero che questo breve video vi sia piaciuto. Se così, vi invito ovviamente a lasciare un bel mi piace, un commento, un'iscrizione al canale se non siete ancora iscritti. Mi raccomando, passate dai social per rimanere sempre aggiornati sull'attività al di fuori del canale e premete la campanella per ricevere invece ogni giorno i feed. Detto ciò ragazzi, noi ci becchiamo in un prossimo video!